Gray a tutto braccio, il muro poi la difesa di Gennaro, Orro può scegliere, va al centro la Danese, che muro Stevanovic, ma la palla è ancora viva con Gennaro che la manda di là, primo per Busto, Gray a tutto braccio, Gennaro la tiene su, Stisiak, Davi schiva, tocco morbido, la palla è ancora viva. Allora parrocchiale per il pallonetto di Stisiak, la copertura di Poulter, Zannoni per Mingardi sulla parallela, che salvataggio parrocchiale. Sarebbe dovuto andare un po' più sulla destra per poter rendere più semplice questa ricezione, questa difesa. Stevanovic al centro, parrocchiale e poi Gennari a salvare, Stisiak non può forzare, allora la free ball per Busto, Murato a Bosetti, altra possibilità con Mingardi, il pallonetto, Murato poi Orro prova a chiudere, c'è la copertura di Gray, ancora Mingardi, la difesa sulla parallela di parrocchiale, Stisiak dalla seconda linea, ancora Magdalena Stisiak, 7-6. 60% di ricezione perfetta per Beatrice Parrocchiale, aggiungici le difese tra cui quelle che hai citato poco fa, vi è fuori una buona partita, cambio di mano per Danesi che non può forzare, Gray a tutto braccio, il muro poi la difesa di Gennaro, Orro può scegliere, va al centro la Danesi, che muro Stevanovic, ma la palla è ancora viva con Gennaro che la manda di là, primo per Busto, Gray a tutto braccio, Gennaro la tiene su, Stisiak, Davi schiva, tocco morbido, la palla è ancora viva, attenzione, free per Monza, parrocchiale, Orro per Davi Schiva, l'errore e il punto per Busto. Che azione, soprattutto che difese da parte delle squadre, questi salvataggi veramente importanti hanno portato poi a delle free ball che in entrambi i casi sia Monza che Busto non sono riuscite a sfruttare al meglio. Qui c'è un'ottima chiusura da parte di Poulter, cui Monza è riuscito a trovare una quadra di squadra migliore con un maggior coinvolgimento delle centrali, in particolare di Candy, e con l'ingresso di Lazovic che ha dato un po' più di ordine alla ricezione e anche all'attacco delle Brianzole. Intanto si parte subito con uno scambio prolungato, naturalmente confermata Lazovic, non passa in pallonetto Mingardi, altra possibilità con Bosette, prova a insaccare, tocca Stisiak, allora Gennaro a tutto braccio, a difesa sul profondo di Gray, poi Poulter per Bosetti, palla staccata, il guizzo di Zannoni a salvare, poi Bosetti, Gray la manda di là, altra free ball per Monza, se la gioca Stisiak, Murata, Orro la tiene su, il palleggio di Danesi, arriva il fischio, punto per Busto, 1-0, subito uno scambio prolungato e agguerrito. Orro per la pipe di Lazovic, difesa in posto 5 da Zannoni, allora la risposta di Mingardi, il muro, ma c'è ancora il salvataggio della difesa di Busto, Bosetti Murata, Busto la tiene su, ma ci sarà una free ball per Monza, Lazovic, Orro, Gennaro, il muro, poi la difesa di Stevanovic, Poulter per Gray, la difesa di Orro, parrocchiale la tiene su per Stisiak, sul profondo c'è Gray, Poulter, Mingardi, palla out, punto Monza, 1-1, due scambi lunghissimi ad aprire questo set. Infatti la centrale serba non ci è arrivata, tutta la diagonale a disposizione per Magdalena Stigia che ha ringraziato, ha messo a terra un altro punto. Si lotta a rete, non chiude il punto nessuna delle due squadre, ma può attaccare Busto, Gray, il muro, poi la difesa di parrocchiale Gennaro, anzi Lazovic, poi Stisiak, la martellata, un Gureanu, la rende giocabile per Mingardi, la tiene su Orro, parrocchiale, palla alta per Gennaro, da ferma Murata per rigiocarla, allora parrocchiale per il pallonetto di Stisiak, la copertura di Poulter, Zannoni per Mingardi sulla parallela, che salvataggio parrocchiale, allora la risposta di Gennaro, distinto la copertura di Lazovic, Magdalena Stisiak, che spettacolo all'arena di Monza.